chi la dedichi e se ce la descrivi, insomma, quale ti piace di più del gol, anche se non posso dire. Sicuramente sono contento per questa doppietta e per tutti e due i gol, ecco. Il primo gol devo ringraziare sicuramente Nunzio, che ha fatto un grande gesto lasciandomi tirare questo rigore, visto che era da un po' che non facevo gol. Il secondo gol è stato un grande cross di Ferrarese che ho ribadito in rete, quindi sono molto contento per questa vittoria e perché la squadra sta andando abbastanza bene. Con la dedica a qualcuno? Ma posso dedicare alla mia famiglia che mi è sempre vicina, mi segue, sta sempre al mio fianco, sicuramente a loro. Ti sei preso sempre le gran sportellate, le hai date e ti mancava il gol, aspetta provare a vedere. Quindi poi alla fine un attaccante guarda anche quello, no? Sì, guarda anche quello, però ti dico, sono contento comunque delle prestazioni che ho fatto, ho sempre fatto secondo me delle discrete prestazioni, e se non andavo in gol io, andava gol Nunzio, andava un gol qualcun altro, quindi sono contento lo stesso. Io sono venuto qui per fare delle buone prestazioni, per cercare di fare bene qui a Spezia, quindi spero vada così ancora. Due prime punte che stanno imparando a giocare insieme, a girarsi intorno e insieme, diciamo. Ah, bello, sicuramente le ultime partite abbiamo giocato noi due e penso le abbiamo fatte abbastanza bene. Gli ultimi risultati li abbiamo fatti bene, abbiamo giocato tutti e due e pian piano con un po' di sacrificio da parte di tutti e due si riesce a giocare anche insieme. Ecco, vorrei tornare brevemente, cioè non voglio creare sicuramente polemiche, alla partita di Sesto San Giovanni. Come mai tutti i colleghi giornalisti di Lati hanno considerato una tua brutta prestazione? Cioè, ce l'avevano con te in maniera particolare? Beh, cioè, con me allora, soprattutto perché l'anno scorso siamo retrocessi e poi le annate dove che vanno male sono male, tutto, anche se dico la verità, l'anno scorso ho fatto delle buone prestazioni anche l'anno scorso, però questo fa parte del gioco, io non so cosa dire, io cerco sempre di impegnarmi, se poi il giornalista non mi vede bene, io cerco sempre di dare il massimo. Il gol, torniamoci un attimo all'episodio di questo fallo di mano, come l'hai vissuto? Il primo gol di Nunzio sicuramente, dai, ho sbagliato lo stop, mi è rimbalzato sulla mano involontariamente, però ci poteva stare il fallo di mano, ecco. per una volta è andato a nostro favore. Parliamo un attimo del campionato, insomma è sempre difficile ripartire dopo 21 giorni esatti di stop, questa è ripartita alla grande, è chiaro, non c'è sempre la Villa Sidese davanti. Certo, no, è un campionato molto equilibrato, noi siamo stati bravi, abbiamo lavorato tanto durante la pausa natalizia, penso anche di più rispetto ad altre squadre che sono dietro rispetto a noi, e quindi poi dopo la domenica si è visto il risultato e adesso niente, bisogna andare avanti a lavorare perché già la domenica ci aspetta una partita durissima a Legnano. Tu conosci benissimo quei luoghi perché non possono la tua vita, diciamo, la tua città natale, la tua sì, zona. Sì, no, io conosco bene, sarà una partita difficile, loro vengono da una sconfitta e un pareggio. Sono sempre a 32 punti, a 31 punti, non so quanti, però 31, però sicuramente sarà una partita difficile, che se non affrontiamo con la giusta cattiveria si rischia di fare brutte figure. Potremmo inficiare nella loro prestazione anche la situazione societaria, che noi sappiamo benissimo non è facile. Quello sicuramente non è mai facile giocare quando magari non prendi gli stipendi, non tutte le società sono come lo Spezia Calcio, ecco, quindi speriamo infici per loro e sia favorevole per noi. Ecco Beretta, all'inizio del campionato il picco era un po' freddino, ora mi sembra abbastanza caldo, come lo vedi? Come l'hai vissuto anche te a livello personale? All'inizio è stato tutto un po' difficile perché insomma la squadra era nuova, un ambiente nuovo per tante persone, quindi c'era anche un po' di diffidenza verso la squadra e la squadra sicuramente non ha aiutato il pubblico a farsi innamorare di lei. Adesso pian piano con i risultati il picco sta tornando grande e noi sentiamo anche l'influenza del pubblico favorevole nei nostri confronti. Ecco, quanto ha contato il fatto che il mister in settimana vi avesse, diciamo, un po' martellato sull'attenzione? Catechizza giustamente, il mister, quello è il suo lavoro, deve tenerci sempre in tensione, l'ha fatto sia a Sesto, facendoci credere che giustamente che contro l'ultima in classifica non è una partita facile, quindi è stato così, sia così come la Villa Cilese, che le prime partite dopo la sosta sono sempre un po' difficili, quindi ha fatto bene a tenerci sulle attenti. L'ultima cosa, poi ti lasciamo, come stai fisicamente? Fisicamente adesso sicuramente bene, ho avuto dei problemini nel giro d'andata, adesso mi sto allenando con più continuità e sto bene fisicamente.